come detto nei video, siamo già andati a vedere questa cosa tempo fa da Gilberto, che è il ragazzo che ci ha dato i cam della 106. Quindi appena arriviamo faccio un piccolo video su cosa andiamo ad acquistare, perché l'abbiamo già presa, anzi in realtà c'è stata anche gentilmente offerta. Dopo vi spieghiamo anche il perché, magari ve lo faccio spiegare da Gilberto la storia che c'è dietro. E niente, ci vediamo dopo. Ciao! I bracci fatti in ferraccio, non li ho mai usati, cioè non li ho usati, non è che qui usarli, li usavo solo come dima. Questa è la dima, una è quella di sopra, una è quella di sotto, adesso non mi ricordo. Anzi, questa è quella di sotto. I testini sono un Alfa Fiat 155. Tu praticamente appoggi questo qua, così li ho avviti a prova di esempio. Faccio sopra, anzi, più o meno di sempre. C'è un altro braccetto di scorso, un semiassere, ma io ho fatto fare disegno, fai te. E facendo questo è tutto lo schema dell'impianto elettrico. Lo trovi su internet, io me l'ho già stampato. Ok, grazie. Cosa che flop giù? Ho dovuto andare un po'. Va bene. Non riempirmi tutto, eh? Poi devo ritornarnela. Che è questa? Non lo so. Quelle puoi mettere dentro la macchina, amore, quelle cose grandi. Metti dentro invece i fili, le cose. Oh, mio Dio, ciao Bobo. Dove sei? Sono a femmina. Ciao papà! Bobo! Bobo Bobo! Dopo lo scopri, dai! È ribaltabile? Non devi buttarlo su?
Aspetta, lo spingo io. Sì, ho rubato il coperchio, ho preso la scritta, comunque era funzionante, ho già spurgato tutto quanto. Il leveraggio del sequenziale, basta che prendi un Uniball da 5, lo avviti, anche questo funziona. Ogni volta che la guardo davanti mia papà che si incazza con me, che litighiamo, no, devi far così. Due anni non neanche messo una vite, proprio non c'è. Ho cominciato altri due auti, ma non sono riuscito ad andare avanti con più. Non so, è una roba. Non ho capito. Cioè, io ho cominciato a lavorare con lui a 15 anni in officina. Delle litigate, io saltavo il pranzo per andare a casa quando. Perché se non litigavamo, spero che lui arriva alle 8, io 7 e 3 quarti, da ogni dico, io alle 7, doccia, via, e dopo te ne accorgi. Tra l'altro, un domani, siccome la scocca è quello che è, chi ha voglia, cioè, volendo, trovi un'auto con roll bar, qualsiasi 106 qualcosa. Tagli il pezzo dietro, ti attacchi qua sotto, saldi una traversa dietro, questo qua mogliando le due viti sopra ai lati della testa, uno, due, e mogliando i quattro buglioni dietro, e mogli le sospensioni, ti rimangono i bracci, i semiassi, il differenziale, tutto sulla culla. Tutto sulla culla sotto, ho visto di fare, ho già doppiato. Cioè io l'ho fatta per lavorare sopra, poi l'impianto elettrico me l'ha fatto un ragazzo che tra l'altro adesso è elettro, non lo sento più. Però era fatta tutta, non era andata in moto, però arrivava con le bobine e tutto quanto. L'impianto elettrico, lo schema dell'impianto elettrico ce l'hai? Sì. Se ti serve qualcosa mi chiedi, non sì, mi sa. Buon, gli speriamo, gli speriamo. Una mano gli ho regalato a un mio amico, che mi aveva dato una mano a farla, gli ho montato, le tre volte c'era subito. Tanto era quello cinese a 30 euro. Sembra quello che non è uguale. No, guarda, se voi la finite, quando avete finita un 2-3 giri, mi faccio volentieri. Minimo. Perché guarda, mi avevano mandato un 2-3 ragazzi, sai, però so già che fra 5 anni con la. Non ci sta? Ah, la porta! Ma questa! Mayday! Rudy e i nodi. Eccolo, Rudy e i nodi. Amore. Rudy e i nodi. Amore. Rudy e i nodi. Che stai cercando di fare? Di tenere le bestemmie. Quante sono? A palate. Perché dopo viene Babbo Natale, no? Ah, ok. Devi fare bravo, quindi.
Voilà, voilà. Ma che stai tirando? Io la devo. Oh, dai. Uno tira da una parte, uno tira dall'altra. Mentre vedete l'ultima panoramica dell'auto, vorrei ringraziare Gilberto Parlotti che ci ha regalato quest'auto. Questa Opel Corsa è stata costruita da lui e suo papà nel corso degli anni con passione, ma sfortunatamente suo padre è venuto a mancare. E da quel giorno Gilberto non è più riuscito a metterci mano per via dei ricordi. Ce l'ha donata perché ha capito che andrà in mano a persone con passione, amore e tanta voglia di correre.